Un'altra comunità che sorge agli inizi del monachesimo e che avrà una grande discendenza e un influsso su tutto l'Oriente monastico è la comunità di Basilio. Anche questa comunità nasce da un'esperienza. Basilio racconta nella seconda lettera, racconta che mentre si trovava ad Atene, un giovane universitario brillante, ebbe la sua conversione. Lui dice appunto, un giorno fu come mi svegliassi dal sonno e capii e vidi la luce. Vidi il valore della parola di Dio. E l'insegnamento dei filosofi e dei poeti mi sembrò niente davanti alla grandezza della parola di Dio. Quindi lascia gli studi universitari, la sapienza del mondo, i filosofi, i poeti, i letterati, per andare dietro alla parola di Dio. E cosa fa dopo la conversione? Fa un pellegrinaggio di 3 anni nei luoghi del primo monachesimo, nell'Egitto, nella Palestina, nell'Arabia, nella Siria, e va per vedere come si vive il vero cristianesimo. Quando torna, va in una casa di campagna che aveva la sua famiglia, perché era una famiglia ricca, e inizia a vivere l'esperienza che ha visto vivere per 3 anni in questi paesi del deserto. Comincia a vivere anche lui l'esperienza della solitudine. Solo che Basilio ha un'altra psicologia. E dopo pochi giorni che è nella solitudine, scrive al suo amico e gli dice: com'è bella la solitudine. Perché non viene a condividerla con me? L'amico viene. E insieme cominciano a raccontarsi quanto è bello stare soli, capito? Ma non sono più soli. Questo amico sarebbe Gregorio Nazianzeno. Esatto, Gregorio Nazianzeno, sì. E nasce la comunità. Solo che, appunto, la sua esperienza fatta nel visitare i monaci solitari gli ha dato l'idea che il monachesimo è un'ascesi molto forte, perché nel deserto lui ha trovato persone che digiunano, che pregano, che sono soli, che hanno rinunciato a tutto. Allora lui, col primo gruppo di amici che subito si riuniscono attorno a loro, insegna che devono vivere con radicalità la rinuncia. E scrive i Moralia, che è una raccolta di testi del Nuovo Testamento, ordinati in un certo modo, dove all'inizio c'è tutta questa dimensione ascetica di rinuncia. Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Andando avanti nell'esperienza monastica, piano piano, Basilio si ricorda appunto che la sua fonte di ispirazione non è stata soltanto i monaci che ha visto nel deserto, ma anche la parola di Dio che lo ha convertito. E allora, continuando a frequentare la parola di Dio, piano piano si rende conto che il primato non è l'ascesi,
ma è l'amore. Allora, il secondo grande libro della sua comunità, dopo i Moralia, è quello che si chiama l'Asceticon. Lui non ha scritto l'Asceticon. Questo libro è una raccolta delle risposte che lui dava ai fratelli e alle sorelle, non si chiamavano monaci, fratelli e sorelle, con i quali si incontrava regolarmente. I fratelli e le sorelle gli ponevano delle domande: come si vive, come si deve fare? E lui rispondeva. Loro prendevano nota diligentemente, come fate voi, pur senza registratore, eppure riuscivano a prendere nota di tutto, e tutte le loro le risposte che Basilio ha dato, messe insieme, hanno formato questo libro che si chiama l'Asceticon. Ma la struttura di questo libro è diverso dai Moralia, perché inizia subito le prime tre parti, che sono la risposta alle prime tre domande. Non sono le prime tre domande, lui l'ha messa all'inizio, sono sull'amore di Dio e l'amore del fratello. Perché ormai capisce che la sua comunità deve impostarsi su questa realtà, l'amore di Dio e l'amore del fratello. Dietro c'è una concezione filosofica. L'uomo, la donna, è un essere sociale. Non può vivere da solo. Costitutivamente siamo fatti per essere in rapporto. Quindi dobbiamo stare insieme. E non per niente il primo comando è quello dell'amore. Perché l'amore ci permette di esprimerci in quello che veramente siamo, persone sociali. E quale deve essere il nostro rapporto? Se io sono una persona sociale, che devo essere in rapporto con voi e voi con me, che tipo di rapporto dobbiamo vivere? Gesù ce lo rivela. Dobbiamo vivere un rapporto di amore reciproco. Allora ecco che piano piano, attraverso la sua esperienza, Basilio capisce che è l'amore reciproco la legge della comunità sua, che risponde anche alla natura umana della persona. Anche qui Basilio è una miniera e andrebbe appunto approfondito. Io vi accenno soltanto alla settima risposta. Appunto, le prime tre sono sull'amore di Dio, l'amore del prossimo. Poi, la settima domanda, la settima interrogazione, è formulata così. Cosa è meglio fare? Vivere da soli o vivere in comunità? Cos'è più perfetto? La solitudine o la comunione? Questo diventerà un tema classico da dibattersi per tutto il Medioevo. A volte si dice è meglio vivere insieme. A volte si dice è superiore, è più perfetto vivere da soli. Questo lo vedrete appunto facendo la storia della spiritualità, penso, monastica. Basilio, davanti a questa domanda, è meglio vivere da soli o meglio vivere insieme? Come volete che rispondesse? Io ci ho provato a vivere da solo, 2 giorni, poi ho chiamato il mio amico, quindi è meglio vivere insieme. Naturalmente lui è consapevole di aver scelto la parte migliore. È interessante, se voi leggete tutta la risposta che dà Basilio a questa domanda. In questa risposta ci sono tanti elementi che dicono la sua visione di comunità. Cos'è per lui la comunità? Perché non gli basta rispondere è più perfetto vivere insieme. Deve dire perché. E spiegando perché è più perfetto vivere insieme, si scoprono tanti elementi sui quali si può elaborare veramente una teologia, con i quali si può elaborare veramente una teologia della comunione, della coinonia.
Allora, io provo a leggere, senza tanti commenti, perché si commenta da sé, questa interrogazione settima di Basilio. Prima di tutto, nessuno di noi è autosufficiente neppure per ciò che è necessario al corpo. Quindi, io ho bisogno di voi, un bambino ha bisogno della mamma per allattarlo, ha bisogno dei professori per andare a scuola, per imparare. Tutti abbiamo bisogno l'uno dell'altro, umanamente. Quindi la comunità risponde a un bisogno naturale. Da soli, in una vita solitaria, non possiamo procurarci ciò che ci manca, perché Dio ha stabilito che noi si debba essere utili a vicenda. Quindi è iscritto nella natura la dimensione comunitaria. Qui è appena accennato, ma Basilio lo spiegherà a lungo, proprio la natura sociale dell'uomo, dal punto di vista appunto della creazione. Ma a parte questo, quindi dobbiamo stare insieme, ed è più perfetto stare insieme, non solo dal punto di vista sociologico, psicologico, ma a parte questo, dobbiamo stare insieme, ed è meglio stare insieme che da soli, a motivo dell'amore di Cristo. Perché non è lecito occuparci solo di ciò che ci è proprio. L'amore non cerca le proprie cose. Questo è un altro principio. L'amore non cerca se stesso, non è egoista. L'amore vive per l'altro, se sono solo, per chi vivo? Inoltre, se saremo separati, se ognuno è da solo, non sarà facile riconoscere il proprio peccato, perché non c'è chi ti accusa e chi ti corregge. E qui c'è già una chiave grandissima per interpretare lo stile di vita comunitario. In comunità ci si aiuta a raggiungere la perfezione. Ci si aiuta a correggerci l'un l'altro. Vedremo poi il valore che ha la correzione fraterna e come era praticata in questo primo monachesimo. Da solo non hai chi ti corregge. Puoi sbagliarti e non te ne accorgi. Se invece c'è un altro, ti accorgi di quando sbagli, perché l'altro te lo dice. Ancora, i comandamenti vengono più facilmente compiuti quando siamo molti riuniti insieme. Perché? Perché mentre uno compie un comandamento, non può fare un altro comandamento. Cioè lui dice, il comandamento è vai a visitare gli ammalati. Se il comandamento è insegna agli ignoranti. Adesso, se io vado a curare un ammalato, non faccio scuola. Se invece siamo insieme, io vado dall'ammalato. Tu vai a fare scuola, abbiamo adempiuto due comandamenti. Siccome siamo un corpo solo, quello che fai tu lo faccio io. E allora comincia a esserci l'idea, a venire l'idea, la comunità è un corpo solo. Siamo molte membri, ma un corpo solo. Ogni membro ha un'attività, ma è il corpo che fa tutte queste cose. Alla fine io faccio tutte queste cose, grazie a voi. Arriva, eh? Siamo un solo corpo, che ha per capo Cristo, e ciascuno membra gli uni degli altri. Se dunque accade che non ci connettiamo armoniosamente nella compagine di un solo corpo nello spirito, ma ciascuno rimane da solo, come potremmo, divisi, serbare il mutuo rapporto e il servizio delle membra e la sottomissione nei confronti del nostro capo che è Cristo? Gesù dice,
rallegrati con chi gioisce, rattristati con chi è triste, ma se sei solo, con chi ti rallegri? Se sei solo, con chi ti rattristi? Non puoi condividere, non puoi vivere per il Vangelo.